Ciao a tutti, io sono Princess, benvenuti o bentornati nel mio canale. Se non sapevate, io ho 17 anni e tra quasi una settimana compirò i 18 anni, il 6 novembre, e quindi ho pensato che per onorare i miei 17 anni di vita avrei fatto un video su 17 cose che ho imparato nei miei 17 anni di vita. Quindi cominciamo con il video. La prima cosa è che sei la sola persona permanente nella tua vita, quindi devi prenderti cura di te stesso o di te stessa, non solo fisicamente, però anche mentalmente. Devi sempre metterti primo o prima di tutti gli altri, perché alla fine sarai sempre te con te stesso o te stessa. Cosa numero due è che la vita è troppo corta, quindi devi vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, perché non si sa mai. Non si sa mai, quindi devi sempre vivere la tua vita come se fosse l'ultimo. Fai cose che ti rendono felice, passa i giorni con persone che ti rendono felice. E sì, seconda cosa, terza cosa è tutto accade per una ragione. E non credo che devo spiegarlo, però sì, tutto accade per una ragione. Quarta cosa è: ognuno ha le sue insicurezze e non desiderare di essere qualcun altro, perché la persona che desideri di essere ha probabilmente le sue insicurezze e forse desidererebbe di essere te. Quindi accettati per quello che sei, accetta le tue imperfezioni e impara ad amarti. Cosa numero 5 è: le persone vanno e vengono ed è parte della vita, e credo che questo l'ho imparato, cioè ho imparato un sacco di tempo qua fa quando avevo 11 anni e mi sono trasferita in Inghilterra e ho lasciato tutti i miei amici, tipo, la mia vita intera in Italia, ed ero tristissima, mi ricordo, però le persone vanno e vengono, parte della vita e devi accettarlo. In fondo mi sono costruita una vita anche qua in Inghilterra, ho un sacco di amici, ho una vita nuova, quindi sì, è triste, però anche una cosa bella. Cosa numero 6 è: devi prendere le difficoltà nella tua vita e trasformarle in opportunità. Quindi ovviamente nella vita ci saranno cose brutte, cose difficili, però devi sempre cercare di vedere il bello nel brutto e di trasformare le difficoltà in opportunità. Cosa numero 7 è: action speak louder than words, che significa che le azioni parlano più forte delle parole. Cosa numero 8 è: smettila di pensare a quello che penserebbe la gente, perché alla fine, cioè, alla fine la gente ti giudicherà comunque. Quindi smettila di pensare a cosa penserebbe la gente e fai quello che ti rende felice, fai quello che vuoi fare te, perché la gente ti giudicherà comunque, quindi fregatene. Cosa numero 9 è: you can't blend in when you was born to stand out. Che significa che se sei nato o nata per distinguerti dalla massa, ti distinguerai. Non puoi blend in, non puoi non distinguerti. E questo è un quote da un libro che si chiama Wanda, che ho letto nell'anno 8. E io l'ho preso in un modo diverso dal significato nel libro. Io l'ho preso come, perché ovviamente io sono sempre stata diversa e ho sempre visto essere diversi come una cosa brutta. Per esempio, alle elementari ero l'unica ragazza nera nella mia classe e lo odiavo un sacco. Odiavo non avere la pelle come tutti gli altri, odiavo non avere i capelli come tutti gli altri, odiavo le mie treccine, mentre adesso lo adoro, non lo cambierei per nulla al mondo. Adoro essere diversa. Essere diversa è una cosa che ti fa. È una cosa che ti fa distinguerti ed è una cosa bellissima, specialmente adesso che sono una ballerina. Essere diversa è una cosa bellissima che non cambierei per nulla al mondo. Quindi, you can't blend in when you want to stand out. Cosa numero 10 è non essere in competizione con nessun altro, perché ognuno va in modo diverso, ognuno ha la sua strada. Quindi concentrati solo su te stesso, che sei la tua unica competizione. 11 è circondati con persone che ti rendono felice e con cui puoi essere te stessa al 100%. Cosa numero 12 è che devi accettare il fatto che i genitori non hanno sempre ragione, i genitori faranno tanti sbagli, però anche loro sono esseri umani, anche loro sono persone come tutti noi che faranno sbagli e errori e devi sapere perdonarli. Ok, la prossima cosa è che il tuo unico limite sei te. Quindi in inglese diciamo if you can dream it, you can do it, che ce l'ho scritta là sopra.
If you can dream it, you can do it. Quindi se lo puoi sognare, lo puoi fare. Se ti di se dici a te stesso che lo puoi fare, lo potrai fare. Il tuo cervello è l'unica cosa che ti sta fermando. Quindi dream big, sogna grande. E questo si lega al tuo impegno, verrà sempre ripagato, perché molto spesso vediamo persone che, cioè per esempio io che faccio danza, vedo altre ballerine che sono bravissime a ballare e mi devo dire molto spesso che loro il lavoro ci hanno messo, cioè non è che sono nate e hanno saputo fare 50 pirouettes, cioè il lavoro l'hanno messo loro e, e il loro lavoro è stato ripagato, quindi lavora sodo e il tuo lavoro verrà sempre ripagato. Ok, il prossimo l'adoro ed è che è meglio essere soli che mal accompagnati. Cioè, potrei dire un sacco su questo, però lo lascerò così, perché so che tutti sapranno o capiranno quello che sto dicendo. Meglio essere soli che mal accompagnati, meglio essere da soli che con persone che non ti rendono felice, meglio non avere amici che avere amici non buoni. Sì. Ok, la prossima cosa che ho imparato nei miei 17 anni di vita è che si impara sempre dagli errori e quelli che non hanno mai fatto un errore non hanno mai provato qualcosa di nuovo. Quindi fare errori è una cosa bella. Fare un errore vuol dire che hai avuto il coraggio di provare qualcosa di nuovo, qualcosa che sai che non sei bravo o brava a fare, però hai avuto il coraggio. E quella è una cosa che non sanno fare molte persone. Quindi, errori ti fanno crescere ed è bello fare errori perché vuol dire che stai provando qualcosa di nuovo, qualcosa outside of your comfort zone, che ci porta all'ultima cosa che ho imparato ed è che your comfort zone will kill you, quindi vuol dire che la tua zona di comfort ti ucciderà, non letteralmente, però non ti farà mai crescere. Quindi se fai qualcosa e il livello in cui lo fai, è il livello in cui ti trovi bene, in cui sai fare tutto, in cui sei bravo, ti ucciderà. Non crescerai mai da quello. Devi metterti in un livello più alto, che sì, è molto più difficile, sì, non sarà così facile per te, però ti farà crescere. Quindi, ricordati sempre di uscire dalla tua zona di comfort e fare cose che troverai scomode, cose che non ti faranno essere sicuro di te stesso, però cose che ti faranno crescere, perché è quello non lo scopo della vita, però una cosa importante nella vita è crescere sempre. Quindi sì, stay outside of your comfort zone. Spero che vi sia piaciuto questo video, spero che ho potuto ispirarvi, spero che vi sia piaciuto il mio ultimo video da 17enne, che la prossima volta che posterò un video sarà probabilmente quando avrò già compiuto i 18 anni. E sì, è molto strano perché io mi sento come se le avessi già compiuti i 18 anni, quindi mi sento che cioè, mi sento già adulta e questo compleanno è solo tipo un giorno per festeggiare. Sì, 18 anni tra una settimana. Where did all the time go? Dove è finito il tempo? God knows. Però sì, spero che vi sia piaciuto e noi ci vedremo nel mio prossimo video. Bye!